Ciao a tutti, la ricetta che vi propongo oggi è una torta di pane salata con tonno e peperoni. Buonissima! Pensate che ho dovuto replicarla due volte in un giorno perché a mia figlia è piaciuta tantissimo. Andiamo di seguito a vedere tutti gli ingredienti per prepararla. Pulisco due peperoni. Dispongo i peperoni su una teglia da forno rivestita di carta forno e li faccio grigliare nel forno in modalità grill. Ho grigliato i peperoni per 10 minuti, li privo della pellicina. Privati della pellicina, li taglio a strisce. Preparo la torta salata. Metto tutti gli ingredienti all'interno di un contenitore. Intanto le uova, le sbatto con una forchetta. Aggiungo il pane raffermo tagliato a cubetti, il latte, il parmigiano reggiano, i capperi, il tonno, le olive verdi tagliate a rondelle e i peperoni. Vado a salare il tutto, aggiungo del pepe in grani macinato, aggiungo del prezzemolo fresco tritato grossolanamente, mescolo tutti gli ingredienti, ho messo della carta forno in una tortiera del diametro di 24-26 cm. La spennello con dell'olio extravergine di oliva. Distribuisco il composto all'interno e lo livello. Ho livellato bene il composto. Metto 2 cucchiai di olio extravergine di oliva sulla superficie e posso infornare. Ed ecco la torta di pane dopo 25 minuti di cottura a 200 gradi. La lascio intiepidire e poi è pronta per essere servita. Prova, assaggio. Buona, perdonatemi, ma la finisco. La prova assaggio è andata benissimo, mi pare. Ciao a tutti, al prossimo video!